Siamo al quarto e penultimo incontro di questo cammino che stiamo facendo insieme verso la Pentecoste. E in questo quarto incontro ci facciamo aiutare dalla fine del capitolo quinto degli Atti degli Apostoli all'inizio del capitolo sesto, che tratta rispettivamente della punizione che viene afflitta agli apostoli per aver predicato Gesù Cristo e della mormorazione dei discepoli greci, che corrisponderanno al secondo scalino che abbiamo iniziato a percorrere già la volta scorsa. Ma concluderemo oggi proprio anche questo cammino con gli atti anche capitolo 6 e capitolo 7. E la prima parte, capitolo 7, con la figura di Stefano che ci aiuterà e ci accompagnerà nel terzo scalino. Il secondo scalino che abbiamo iniziato a percorrere, abbiamo detto che corrisponde al costato di Cristo e che ci aiuta a vivere un'esperienza di Cristo non più basato sulla paura e sul timore, appunto, ma su un rapporto d'amore nei confronti di questo Dio che diventa anche un amore di amicizia e che mi consegna quelli che sono i segreti e le rivelazioni del cuore dell'altro. Sorge, e abbiamo detto, si nutre della conoscenza di noi stessi, diventa operativo nella preghiera, nel desiderio di servire Dio, perché l'amore nei confronti di un amico diventa un amore anche dinamico, e dal timore, abbiamo detto, si passa del castigo, si passa al timore dell'offesa. Vedete, ho ripreso di nuovo questa particolare espressione che abbiamo detto l'altra volta perché adesso si concretizza sempre di più come un rapporto di amore e non più come un rapporto di paura. Ma in questo secondo cammino Caterina ci aiuta a metterci in guardia da alcune esperienze che a livello spirituale si possono vivere, quello che lei definisce gli inganni delle consolazioni interiori. La fine del capitolo quinto racconta degli apostoli che erano stati flagellati perché avevano annunciato Cristo e loro andarono poi via lieti di essere stati perseguitati a causa del nome di Cristo. Allora, l'esperienza che ci mettiamo davanti qui è quella per cui a volte si fa un'esperienza bella di Dio, ma dinanzi poi a delle difficoltà, delle sofferenze che provengono dall'annuncio di Cristo, si ha la tendenza a tirarsi indietro. Questo perché? Perché si verifica quello che Dio dice a Caterina: cercano più le consolazioni che me. E ci si accorge di ciò quando, mancando di queste consolazioni spirituali o terrene, si cade nel turbamento. Cioè, nel secondo gradino, il rapporto di amicizia con Dio, a volte si rischia di cercare Dio proprio perché mi fa stare bene, perché mi dà quell'esperienza forte di Lui, eccetera. Ma poi, venendo meno queste cose, che dice Dio a Caterina non vuol dire che sto facendo venir meno la grazia, allora si cade nel turbamento. Vuol dire che si cercava Dio più per quell'esperienza che mi faceva vivere, anziché per Dio stesso, che va invece cercato per se stesso, perché bontà e perché amore. Il primo inganno delle queste consolazioni interiori è quello allora di preferire le consolazioni a Dio che le dona. E qui Caterina fa riferimento a quanti a volte hanno fatto un'esperienza di Dio e allora rifanno e si impongono di fare quell'esperienza perché in quel modo che Dio li ha incontrati o che allora hanno incontrato Dio. Caterina dice a volte Dio impedisce di vivere di nuovo quell'esperienza non perché si gloria del fatto che vuole privare della consolazione di Dio, ma perché ti vuole far fare esperienze di Dio anche in altri modi, in modo tale da mettersi sempre in movimento, sempre in ricerca, in continua scoperta della meraviglia di questo Dio. Come a dire, non pensare che siccome hai incontrato Dio in quel modo, allora sarà la tua unica esperienza di Dio, altrimenti sarà soltanto un dout des. Io faccio quel modo perché così ho incontrato Dio. Dio ti concede la sua grazia nei modi che Lui vuole e ci invita a seguirlo. Il secondo
E inganno è quello di trascurare il prossimo per il desiderio delle consolazioni. Questo a volte avviene quando, siccome ho fatto esperienze di Dio nella preghiera in un determinato modo, eccetera, non mi accorgo che intorno a me magari ci può essere qualcuno che ha bisogno di me in quel momento. A volte magari, siccome devo pregare, trascuro ad esempio le situazioni che so, familiari, di impegno di lavoro, eccetera. Poi la ricerca di consolazioni e visioni. Qui Caterina fa riferimento a coloro che hanno delle particolari intuizioni, esperienze forti di Dio. Non è detto che Dio debba sempre concederle, a volte li offre perché ci consegna qualcosa che vanno poi vissute nelle modalità che il Signore ci suggerirà. E poi il quarto inganno, che è quello del demonio. Qui bisogna anche essere in grado di fare un dovuto discernimento, che Caterina offre e che ha offerto anche Papa Francesco la scorsa volta, durante una delle mattine delle sue omelie. Cioè, qualcosa viene da Dio quando, nel momento in cui ti raggiunge, si inizia a provare un po' di smarrimento, perché non per paura, ma perché non si sa come realizzare quello che il Signore ci chiede. Mentre quando si accoglie l'invito di Dio e si vive, si prova una grande gioia, una grande serenità. Al contrario, se qualcosa mi raggiunge, ma mi crea subito entusiasmo, mi crea un senso di grande trasporto interiore, eccetera, ma poi segue lo scoraggiamento, lo sconforto, eccetera, vuol dire che quello non proveniva da Dio. E quindi bisogna essere in grado di fare un dovuto discernimento. A proposito del discernimento, la scorsa volta ci siamo detti che con Gamaliele eravamo invitati a discernere bene su delle situazioni che mi devono portare a eliminare il male che può entrare nella mia vita e ricercare invece il bene. Ma è facile fare questo discernimento tra ciò che è un male e ciò che è un bene. La cosa più complicata è fare invece un particolare discernimento, che è quello tra due beni. Quando si tratta nei primi sette versetti del capitolo 6 di questa mormorazione dei discepoli di lingua greca, questa pagina ci mette davanti al fatto che a volte siamo chiamati a compiere un discernimento che è più difficile rispetto al primo, quello tra due beni. Come si fa a scegliere? Il discernimento è un discernimento continuo, va fatto non da soli ma accompagnati da qualche guida spirituale, e che ci consente di mettere nel giusto ordine alcuni valori e alcuni beni, in modo tale da capire che cosa il Signore ci richiede e come poter realizzare al meglio la volontà di Dio. È un po', guardate, come la scelta, ad esempio, della vita consacrata a Dio, una vita dedita completamente a Lui, ad esempio, nel celibato, o una vita matrimoniale. Non sono due stati messi in lotta l'uno con l'altro, sono delle scelte di vita vissute alla luce della volontà di Dio. Che cosa ti chiede il Signore? Sapendo che quello che ti chiede il Signore è che ti vuole consegnare, hai la sicurezza, la certezza che è un bene che ti viene offerto e che tu al momento magari non vedi quando sei chiamato a fare una scelta, ma è il bene per la tua vita, e realizzerai un bene maggiore fino a dimenticarti di te stesso per coloro che hai intorno, per la vita consacrata, per le persone che incontrerai, nella famiglia, per le persone che avrai intorno. Quindi un discernimento che ti darà però tanta felicità, e discernimento che riguarda anche due beni, ma fatto però appunto con gradualità. Questa pagina ci aiuta però anche a metterci davanti un altro aspetto fondamentale: la fedeltà al disegno divino. Questo ci riporta alla riflessione sulla comunità, perché ognuno ha un proprio compito, ognuno ha un proprio ruolo di responsabilità, ognuno nelle sue parti. Se vissuto insieme diventa un'esperienza di corresponsabilità, che costituisce poi l'elemento imprescindibile per la concordia, che va a pari passo con la corresponsabilità. La concordia è una realtà prodotta da Dio, non dall'impegno degli uomini, ma necessita al tempo stesso dell'impegno, appunto, della responsabilità di ciascuno. Io realizzo il mio impegno nel mondo, scopro il mio posto nel mondo,
quando ognuno fa la sua parte, realizza lo Spirito Santo, proprio la concordia all'interno di una comunità, e consente anche di superare gli ostacoli. La comunità degli Atti degli Apostoli affronterà in queste pagine degli ostacoli che sono in realtà ostacoli di tutta quanta la Chiesa di tutti i tempi. La prima, capitolo 6, primi 7 versetti, è proprio questa mormorazione, la lamentela, che a volte, per utilizzare le parole di Papa Francesco, si tramuta in chiacchiericcio, quel giudizio chiuso nei riguardi di qualcuno che viene additato e che viene, viene valutato, eccetera. È chiusura di dialogo, non è il dialogo vero e proprio, che invece è apertura nei riguardi di un altro. È veleno la mormorazione, veleno perché impedisce la crescita, impedisce la serenità e la concordia. Nel capitolo 11 troviamo la contestazione della prassi missionaria nei riguardi degli apostoli, nei riguardi di Pietro, che ci richiama all'accoglienza dell'altro. Cioè, a volte io faccio parte di un gruppo, una mia esperienza, eccetera, e vedo gli altri che non hanno la mia esperienza, che fanno parte di altri gruppi. Quell'esperienza, l'esperienza dell'altro, va accolta perché è l'esperienza che Dio sta facendo fare a quella persona, e in lui si manifesta la multiforme esperienza dello Spirito di Dio. L'altro che fa un'altra esperienza diversa da me, che fa parte di un altro gruppo, che fa parte di un altro modo di vivere la fede, ha qualcosa in più e diverso da me. Non è qualcosa di meno. Come io ho qualcuno, è mia esperienza e l'altro ha la sua, ma dobbiamo accogliere l'altro. Accogliere l'altro non significa che io sono aperto alle varie forme della Chiesa, ma ho la mia, ma devo avere la capacità di benedire Dio perché opera meraviglie negli altri e raggiunge nel modo che lui solo sa altre persone, come ad un certo punto ha raggiunto la mia vita. Dobbiamo fare un passo in più. E poi la circoncisione dei pagani al capitolo 15, che ci invita a non essere rigidi, come anche il Papa in qualche giorno, qualche omelia ci ha detto la mattina a Santa Marta. Il rigidismo, cioè il vedere solo un mondo sotto un'unica prospettiva, la Chiesa, i miei fratelli, la realtà che mi circonda. No. Un'apertura, la contemplazione dell'opera di Dio, interrogarmi: ma come sta agendo Dio nella nostra Chiesa? E allora comprendiamo il senso degli ostacoli. L'ostacolo noi vorremmo che non ci fosse, ma dinanzi a questi ostacoli siamo chiamati in causa per metterci in movimento e per affrontarlo insieme, in armonia, un'armonia poi recuperata nella Chiesa dalla riscoperta della volontà di Dio. A volte gli ostacoli vengono permessi e noi dobbiamo farci una domanda: che cosa ci chiede il Signore? E a questo punto abbiamo la possibilità anche di farci noi un'altra domanda a livello personale: come possiamo fare per superare questi ostacoli? Sotto lo Spirito Santo, sotto la grazia di Dio, ci riscopriremo una Chiesa aperta, una Chiesa che respirerà di nuovo, una Chiesa che matura. Noi abbiamo alle spalle 2000 anni di Chiesa e di storia della Chiesa, e nel Vangelo magari non c'era tutto quello che viviamo adesso, però in germe è contenuto, e da quel seme si è sviluppato un albero meraviglioso. Proprio anche attraverso questi particolari ostacoli, la Chiesa è bella per così com'è. A questo punto, e possiamo allora camminare in questo secondo gradino per arrivare poi al terzo, facendo l'esperienza ultima del dono. La sua attenzione, l'attenzione di chi riceve un dono, dice Caterina, non è rivolta al regalo, ma all'affetto cordiale di colui che glielo fa, per cui gli è caro il dono, principalmente per l'amore del suo amico. Io benedirò Dio non soltanto per i doni che mi ha fatto, ma perché Dio, che poi mi ha anche dato quei doni, mi ha dato quel fratello, mi ha dato quel carisma, eccetera. Ma come tra amici e come tra amanti, il dono che ricevo è bello non soltanto in sé, e non devo limitarmi soltanto al dono che Dio mi dà, o devo cercare soltanto il dono che Dio mi dà, ma è bello in sé per colui che me l'ha regalato.
che è Dio, che è bellezza, che è la persona amata. Bisogna vegliare con costanza per camminare in questo secondo gradino, come scrutando con l'intelletto le parole di Cristo, cioè entrare in continuo dialogo e relazione con Lui e rimanendo nell'umiltà, perché gli amici si riconoscono e si conoscono dialogando e stimandosi a vicenda l'uno con l'altro. E poi Caterina parla del cosiddetto del battesimo in una triplice forma, che ci invita a riscoprire il nostro incontro con Dio. Il battesimo di acqua, cioè l'aver accolto Cristo nella nostra vita, dobbiamo ogni tanto rispolverare il valore del nostro battesimo. Il battesimo di sangue, che è il martirio, ma che dice anche la confessione, che viene definito anche un battesimo continuo. Nella confessione veramente c'è un battesimo di sangue, che è anche un battesimo incruento, cioè come l'Eucaristia, c'è l'offerta di tutto noi stessi nella nostra vita, quella piccolezza che possiamo dare a Dio, ma che sotto le mani poi del sacerdote che assolve, come nell'Eucaristia, viene santificata e trasformata in una realtà nuova. È un battesimo di sangue e poi il battesimo di fuoco, così forte l'esperienza di Dio che mi porta a sperimentare la carità e il voler dare la vita per gli altri. Quando si vive questa esperienza, allora giunti al terzo scalino e ci facciamo accompagnare da Santo Stefano. Santo Stefano inizia il suo dialogo dicendo: fratelli e padri, perché se il primo gradino è l'amore del servo, e il secondo gradino l'amore dell'amico, il terzo scalino è l'amore del figlio. Quindi si riconosce fratelli e si riconosce Dio come padre. Siamo nel livello della bocca di Cristo, ora capiremo che cosa vuol dire. Si perde ormai il timore, si annuncia la parola, gloriandosi anche delle sofferenze. Non importano più le fatiche, anche se fanno a volte male, perché ciò che mi preme è amare Dio. Lo spirito naturalmente fortifica la nostra volontà, perché da soli a volte non potremo riuscirci. E poi troviamo un'espressione caterina che ho voluto dividere in tre parti: per amore di Dio si esce fuori a spandere le virtù sul prossimo. Per amore di Dio, perché Santo Stefano ci insegna che l'esperienza di Dio è un'esperienza di contemplazione. E la contemplazione nell'annuncio, la contemplazione nell'esperienza personale in cui Stefano è giunto contemplando il Cristo alla destra del Padre. Si esce fuori, cioè non si ha più timore, si vive un'esperienza di profonda libertà, perché la verità ci rende liberi a spandere le virtù sul prossimo, quelle virtù che sono state germinate dentro di noi con la conoscenza di noi stessi. Ecco, quando Dio opera nella nostra vita e adesso vengono messe in gioco. Ecco un'altra importanza della comunità. Qualcuno può dire: io posso anche starmene a casa, non ho bisogno di andare in chiesa, ma la comunità è il luogo in cui vengono fuori questi ostacoli per poter maturare nella fede, è il luogo in cui nascono le virtù, è il luogo in cui si mette in gioco l'esperienza di Dio, appunto, nel rapporto poi con gli altri. L'esperienza del terzo gradino ci porta innanzitutto ad avere a che fare con Dio. Ho riportato altre parole di Scheibe, che, come ho capito, è stato molto apprezzato l'ultima volta, e in riferimento a Mosè, che aveva visto Dio faccia a faccia, aveva parlato con Dio faccia a faccia, ma arrivato a un certo punto chiede di vedere la sua gloria. Scheibe dice: desiderare la visione oltre il faccia a faccia amicale implica che la visione sia qualcosa di più. Alla fine, alla visione di Dio tende ogni cammino religioso. Non basta l'uomo essere amico di Dio, vuole essere unito a Dio. Quindi il primo elemento che ci offre il terzo scalino è proprio questa unione forte con Lui. Poi il secondo aspetto invece è quello del gustare e partorire la carità per il prossimo. Ma attenzione, la carità vera, la carità verso il prossimo, è uno stadio finale. A volte vogliamo subito partire per operare gesti di carità, e il gesto di carità nasce se si ha un'esperienza forte di Dio, altrimenti è solo filantropia, si vogliono soltanto provare i benefici di quel gesto e di quella gratitudine che magari può ritornare.
quindi è l'ultimo stadio. Abbiamo parlato della bocca che ci invita a una preghiera, che è una preghiera continua, vissuta nel desiderio forte e interiormente di Dio della salvezza ai fratelli, anche quello è preghiera, ed è esteriormente attraverso l'annuncio della parola di Dio. Sul riferimento alla bocca, Caterina dice che ci si nutre innanzitutto sulla mensa della croce. Il crocifisso è l'esperienza massima dell'amore donato. Si mastica con le due file di denti, che riguarda il disprezzo di se stessi, cioè la dimenticanza di sé e dell'amore nei riguardi poi degli altri, fino a giungere allo stomaco del cuore, fino a fare propria l'esperienza di Dio. E poi il terzo gradino ci insegna anche l'amore di figlio, che è diverso da un amore di amicizia, perché un'amicizia può nascere, può finire, può avere delle varianti, dei mutamenti. L'amore del figlio è stabile. Nessuno può togliermi il fatto di essere figlio di due genitori. Non può essere cancellato e fa acquisire dei diritti. E allora tutto quello che ci siamo detti all'inizio, la sensualità, l'amor proprio, il turbamento, ormai sono lontano ricordo, perché davanti a me adesso ho non ciò che mi crea turbamento, ma l'amore che ricevo e l'amore che voglio dare. E questo è uno stato adesso di pace, di quiete dell'anima, di riposo nello spirito. Il riposo nello spirito è l'ultimo stadio di questo rapporto di intimità con il Signore. Attenzione, non è qualcosa di intimistico, di sensazionale, è qualcosa a volte per pochi. Gusta già l'unione anche nella sofferenza per mezzo di nuove virtù acquisite. Più si va avanti, più si acquisiscono nuove virtù. E in questo stadio Caterina parla della virtù della pazienza, della fortezza e della perseveranza, ornata della luce della Santissima Fede. Vogliamo concludere con questo inno che viene fuori sulla pazienza. O gloriosa virtù della pazienza, quanto mi sei gradita e risplendi nel mondo anche agli occhi tenebrosi degli storti che non possono fare a meno di partecipare alla luce che brilla nei miei servi. Per mezzo del loro odio risplende la clemenza. Nella loro invidia risplende la grandezza della carità, nella crudeltà la pietà, nell'ingiuria risplende la pazienza, regina e signora di tutte le virtù, perché è il midollo della carità. È lei che permette alle virtù di rivelarsi e la contrassegna nello spirito, dimostra se sono virtù fondate in me, verità eterna o no. Ella vince senza essere mai vinta, è accompagnata dalla fortezza e dalla perseveranza. Torna a casa con la vittoria. I vincitori usciti dal campo di battaglia tornano a me, Padre Eterno, che ricompensa ogni fatica e ricevono da me la corona della gloria. Alla prossima settimana.